Chiunque ritenga di disporre di elementi fondati, utili all'indagine, può e deve metterli a disposizione degli inquirenti. Quello che non tolleriamo è il fatto che vengano gettate ombre sulla figura di nostra madre, oppure che ci venga attribuita falsamente la conoscenza di circostanze mai verificatesi, o peggio, l'infamante accusa di aver taciuto fatti alla procura. Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi, figli di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 in via del Ciclamino a Rimini, hanno deciso di parlare. Vogliono chiarire una serie di dichiarazioni rilasciate recentemente. Hanno rotto il silenzio per difendere la memoria della loro madre e chiedere giustizia per una donna eccezionale morta in circostanze atroci e misteriose. Il killer ha agito con ferocia cieca, conoscendo le abitudini di Pierina. Quella sera stava tornando dalla preghiera organizzata dai Testimoni di Geova nella sala del Regno di Rimini, uscendo poco prima delle 22. Dopo aver parcheggiato la sua Fiat nei garage sotterranei, si stava dirigendo a piedi verso la porta antincendio che separa i box dal vano ascensore, dove è stata aggredita. La sua morte è stata scoperta solo la mattina seguente da Manuela Bianchi, la nuora, la cui relazione clandestina con il vicino di casa senegalese Luis da Silva è stata svelata durante le indagini. Pierina aveva scoperto l'infedeltà della nuora nei confronti di suo figlio Giuliano e stava cercando di scoprire la verità. Valeria Bartolucci, moglie di Luis, non sospettava dell'adulterio, ma Pierina aveva parlato con lei. Loris Bianchi, fratello di Manuela, era l'unico a conoscere la Tresca. Questo intricato intreccio di relazioni è diventato il centro dell'attenzione degli inquirenti alla ricerca di un movente. Gli stessi fratelli Bianchi e i coniugi da Silva rimangono sotto sospetto. Ma tornando ai figli di Pierina, l'avvocato Monica Lunedei, che li rappresenta, ha dichiarato: «Ultimamente abbiamo assistito a considerazioni incredibili». Il riferimento è all'appello della difesa di Manuela, che ha chiesto agli investigatori di sottoporre tutti gli abitanti del condominio al test del DNA per confrontarlo con quello eventualmente trovato sulla scena del crimine o sulla vittima. Sostengono che bisogna individuare un quinto uomo, il vero colpevole. Manuela ha sostenuto che la suocera aveva ricevuto un mazzo di fiori e biglietti da uno spasimante anonimo, lasciando intendere che la famiglia ne fosse a conoscenza. La Lunedei ha replicato con fermezza: «La questione non è tanto il mazzo di fiori, ma l'illazione che la famiglia fosse a conoscenza di qualcosa che ha taciuto alla procura. L'omaggio floreale di cui parlano ci fu, ma risale a 5 o 6 anni fa, addirittura a prima del Covid». Dopo queste dichiarazioni, la procura ha fatto dei controlli e ha scoperto che l'uomo regalò i fiori a Pierina per ringraziarla. Non era nemmeno un suo spasimante. Ma la cosa più incredibile è che quest'uomo di cui parlano non c'è più, è morto nel 2021. È rispettabile che la difesa dei fratelli Bianchi valuti delle alternative rispetto alla procura. L'unica cosa che non è tollerabile è che vengano dette cose non vere sui figli. L'avvocato ha sottolineato che rendere questa tragedia uno spettacolo non renderà giustizia alla povera Pierina e ha discusso delle tre cose che hanno ferito profondamente i familiari. Dopo la morte di Pierina, Loris, come ha ammesso lui stesso, disse: «Giustizia è stata fatta». L'avvocato ha sottolineato che queste parole sono state veramente infelici. Si è discusso di Pierina come se fosse una spia che controllava la nuora. La questione degli spasimanti, la Lunedei ha concluso. Hanno voluto offendere la vittima anche in quelle che erano le sue virtù. Il riferimento è alla pensionata che è stata ritrovata con la gonna strappata, quasi a ridicolizzare la sua integrità morale e religiosa. Anche Davide Barzan, consulente di Manuela e Loris, ha voluto fare alcune precisazioni. Riguardo al presunto spasimante di Pierina e all'omaggio floreale, Barzan ha chiarito che il riferimento non era all'anziano effettivamente deceduto, ma ad una persona tuttora sconosciuta. Ha aggiunto che esiste un testimone che avrebbe raccolto alcune confidenze di Pierina, un'amica che dovrebbe essere ascoltata in procura. «Siamo convinti che il killer di Pierina sia una persona esterna. Per questo abbiamo chiesto che venga esteso l'esame del DNA a tutti i vicini. Sarebbe importante ricostruire la sua vita attraverso tutti i soggetti coinvolti, anche con l'ausilio di un'autopsia psicologica.
A nostro avviso, inoltre, c'è un collegamento tra l'omicidio di Pierina e l'incidente del figlio Giuliano. L'inchiesta è nata da un pregiudizio, la relazione tra Manuela e Luis. Noi vogliamo che si indaghi anche oltre. Barzan ha commentato riguardo a Valeria, che in diverse occasioni ha accusato l'ex amica Manuela. Valeria è una donna ferita perché ha scoperto che il marito la tradiva. Valeria, da parte sua, ha detto: «Non instillo dubbi solo per pareggiare i conti. L'omicidio è una cosa, la tresca con quella sciacquetta un'altra». In altre parole, i quattro sospettati non si accusano reciprocamente. Nel frattempo il tempo scorre e l'assassino rimane ancora impunito.